giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di presunto di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli metteva dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto, una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Davanti a quel corpo di Gesù, del vostro sepolcro, che prendiamo coscienza di chi siamo. Creature, che per noi hanno bisogno del loro creatore. Il silenzio che avvolge quel giardino ci permette di ascoltare il sussurro.
frutto di una presa leggera. Io sono un uomo, sono un uomo. Il velo del tempio è scorso. Finalmente vediamo il corpo del nostro Signore, lo conosciamo, il pianeta di sempre in fedeltà, per non restare mai confusi, nemmeno davanti alla morte. Proteggi, o Dio, in te mi rifugio. Tu sei la mia parte di eredità e il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Ti pongo sempre davanti a me come mio Signore. Stai alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Non abbandonarmi, signori e ninferi, né lascia che il tuo servo veda la forza. Mi indicherò il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Confieri fratelli che al mio Redentore le carni squarciate con tanto dolor. Non date più pene al caro mio bene, non più tormentate l'amato Gesù. Ferite quest'alma, ferite quest'alma, che causa ne fu. Dal Vangelo di Matteo. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici. Mentre mangiavano, disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui. Ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane. E pronunziata la benedizione, lo spezzò. E lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Poi prese il calice, e dopo aver
aver reso grazie. Lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O fieri flagelli che al mio Redentore le carni squarciate con tanto dolor, non date più pene al caro mio bene, non più tormentate l'amato Gesù. La testa pungente con tanto dolor, non date più pene al caro mio bene, non più tormentate l'amato Gesù. L'amato Gesù, tra vita
pace in Ucraina, diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sia gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Allontana da me questo calice. Padre, sono angosciato, cosa succede, cosa farò? Dammi il coraggio in quest'ora, aiutami tu. Padre mio, se vuoi, allontana da me questo calice. Padre, sono angosciato, cosa succede, cosa farò? Dammi il coraggio in quest'ora, aiutami tu. Per darti la certezza che lo Spirito Consolatore
mai ti avrebbe abbandonato. Ma i tuoi amici dormivano. Anche oggi dormono. Quanta sonnolenza negli uomini, nella tua chiesa e persino nei tuoi discepoli più cari. Quanto è difficile capire l'orrore del peccato. O Gesù, perdona la mia incosciente sonnolenza. Ma ora, Signore Gesù, sono qui, inginocchiato accanto a te. Voglio esserti vicina. Fammi capire l'orrore del peccato. E finalmente sia dato a me di piangere lacrime di sangue per i miei peccati. Per la conversione delle anime, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Diciamo insieme, Kyrie eleison, per coloro che pregano il tuo nome, noi ti preghiamo, Signore. Kyrie eleison, per coloro che sono lontani dalla fede, noi ti preghiamo, Signore. Kyrie eleison. Yeah.
Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero, altri lo schiaffeggiarono. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: crocifisso! Crocifisso! Ed egli, per la terza volta, disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Dunque lo punirò e poi lo rilascerò. Ma essi insistevano a gran voce: crocifiggilo! Crocifiggilo! E le loro grida crescevano. Pilato, allora, decise che la loro richiesta fosse seguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in carcere per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Sol mio Signor, dile eto a morte aico danna. Yeah.
caro Gesù, non è tanto Pilato, ma i miei peccati che ti condannano a morte. Ti prego che la tua morte mi ottenga la grazia durante questa vita e la vita eterna con te in paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Che sostengono e ci sono vari che firmano giusti condanne, ma che se si illumina la tua grazia scattiamo nel solo, difendici dalle paure e dalla menzogna, aiutaci a cercare sempre la verità e a stare dalla parte dei deboli, capaci di accompagnare il loro cammino, e dona la tua luce a chi deve, per intenzione, per giudicare il tribunale, perché porta sempre sentenze giuste e belle. Sia gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Stazione seconda. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai vinto il mondo. Gesù portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Nelle sue ferite siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Pesa quel legno della croce, perché su di esso Gesù porta i peccati di tutti noi. Barcolla sotto quel peso, troppo grande per un uomo solo, e anche il peso di tutte le giustizie che hanno condotto la vita volante, con le sue grandi conseguenze sociali, le carità, disoccupazione, il denaro che governa invece di servire, la speculazione finanziaria, i suicidi degli imprenditori, la corruzione e l'usura, con le aziende che lasciano il proprio paese. Questa è la croce pesante del mondo del lavoro. L'ingiustizia posta sulle spalle dei lavoratori. Gesù la prende sulle sue e ci insegna a non vivere più per l'ingiustizia, ma capace, con il suo aiuto, di creare ponti di solidarietà e di speranza, per non essere pecore erranti né smarrite in questa crisi.
Ritorniamo perciò a Cristo, pastore e custode delle nostre anime. Lottiamo insieme per il lavoro in reciprocità, vincendo la paura e l'isolamento, recuperando la stima per la politica e cercando di uscire insieme dai problemi. La croce, allora, si farà più leggera, sepoltata con Gesù e sollevata tutti insieme, perché dalle sue ferite, fatte per gioia, siamo stati guariti. Insieme, Signore pietà, Signore pietà, per
quanti si affidano alle nostre preghiere, noi preghiamo. Signore, pietà. Per la salute del Papa, noi ti preghiamo. Signore, pietà. Affinché il Signore mandi numerose sante vocazioni nella sua Chiesa, noi ti preghiamo. Signore, pietà. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta sotto il peso della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. È un Gesù fragile, umanissimo, quello che contempliamo con stupore in questa stazione di grande dolore. Ma è proprio sul Gesù a cadere, nella polvere, che rivela ancora di più il suo immenso amore. È pressato dalla folla, stordito dalle grida dei soldati, bruciante per le piaghe della flagellazione, colmo di amarezza interiore per l'immensa ingratitudine umana. E cade, cade per terra. Ma in questa caduta, in questo cedere al peso e alla fatica, Gesù ancora una volta maestro di vita, ci insegna ad accettare le nostre fragilità, a non scoraggiarci per i nostri fallimenti, a non riconoscere i nostri limiti. C'è in me il desiderio del bene, dice San Paolo, ma non la capacità di attuarlo. Questa forza interiore che gli viene dal Padre, Gesù ci aiuta anche a raccogliere la fragilità degli altri, a non infierire su chi è caduto, a non essere indifferenti verso il Padre. E ci dà la forza di non chiudere la porta a chi bussa alle nostre case, chiedendo asilo, dignità e patria. Signore Gesù, che ti sei fatto umile per riscattare le nostre fragilità, rendici capaci di entrare in vera comunione con i nostri fratelli più poveri. Strappaci dal cuore ogni radice di paura e di comoda indifferenza che ci impedisce di riconoscerti nei migranti, per testimoniare che la tua Chiesa è senza frontiere, vera madre di tutti. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te, o Maria,
una spada trafiggerà l'anima. Piangete con quelli che sono nel pianto e abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. Signore Gesù, nell'amico cireneo vibra il cuore della tua Chiesa, che si fa petto di amore per quanti hanno sete di te. L'aiuto fraterno è la chiave per varcare insieme la porta della vita e non permettere che il nostro egoismo ci faccia passare oltre, ma aiutaci a versare l'olio della consolazione sulle altrui ferite e farci leali compagni di strada, senza fughe e senza mai stancarci di scegliere la fraternità. Amen. Uomo di Galilea che passando vai, 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 ti prego di aiutarmi, ti prego di aiutarmi. Ti prego di aiutarmi e guarito io sarò. Ti prego di aiutarmi, ti prego di aiutarmi. Ti prego di aiutarmi e guarito io sarò. Uomo di Galilea che passando vai. Uomo di Galilea che passando vai. Uomo di Galilea che passando vai, uomo di Galilea che passando vai, ti prego di salvarmi, ti prego di salvarmi, ti prego di salvarmi e guarito io sarò. Ti prego di salvarmi, ti prego di salvarmi. Ti prego di salvarmi e guarito io sarò. Ti contemplo, oh Gesù, mentre accetti l'aiuto del cireneo nel portare la croce. Signore, che anch'io diventi un cireneo che porta la propria croce e che aiuta gli altri a portarla. Chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che abbiamo compiuto peccati di omissione, cioè per tutte le volte che abbiamo fatto finta di non vedere l'amico, il fratello, il vicino di casa, il compagno in difficoltà. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che abbiamo preferito fare altro anziché aiutare il fratello, quando io avevo bisogno, io avevo fame e voi mi avete dato da mangiare, io avevo sete e voi mi avete dato da bere, io ero straniero e voi mi avete accolto, io ero nudo e voi mi avete vestito, io ero in carcere e voi siete venuti a trovarmi. Quando, oh Signore? Ogni qualvolta hai fatto una cosa simile al fratello, lo hai fatto a me, dice il Signore. Allora chiedere misericordia in questa via dolorosa che stiamo percorrendo questa sera, in questa domenica di passione, possa portare nel nostro cuore lo spirito della pace, possa portare nel nostro cuore lo spirito della consolazione, possa portare nel nostro cuore l'olio della speranza. Sì, oh Signore, è Te che noi vogliamo seguire, è Te che noi amiamo, è Te, oh Signore, che noi desideriamo ricevere nella nostra vita. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Confesso.
a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Gesù si trascina a stento, ansimato, ma la luce sul suo volto resta intatta. Non c'è offesa che possa opporsi alla sua bellezza. Gli sputi non l'hanno oscurata, gli schiaffi non sono riusciti a spegnerla. Quel volto appare come un roveto ardente, che più viene oltraggiato, più riesce ad emanare una luce di salvezza. Scendono lacrime silenziose sugli occhi del Maestro, porta il peso dell'abbandono. Eppure Gesù avanza, non si ferma, non torna indietro, affronta l'oppressione, è turbato dalla crudeltà, ma lui sa che il suo morire non sarà vano. Gesù allora si ferma di fronte ad una donna che gli viene incontro, senza nessuna esitazione. È la Veronica, vera immagine femminile della tenerezza. Il Signore qui incarna il nostro bisogno di gratuità amorevole, di sentirci amati e protetti da gesti di premura e di cura. Dio
sei amore, io sei amore. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, in opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta sotto il pesante legno della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Benedetto la tua santa croce del mondo. Mi hanno accerchiato, mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore li ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Adesso se gentilmente si fa un corridoio, ok. Del servo umile e obbediente, che prende sulle sue spalle tutta la nostra storia di dolore. E così Gesù, spinto avanti a forza, si accascia sotto la fatica e l'oppressione, accerchiato, circondato dalla violenza, privo ormai di forze. Sempre più solo, sempre più nelle tenebre, lacerato nella carne, fiaccato nelle ossa. Riconosciamo in lui l'amara esperienza dei detenuti in ogni carcere, con tutte le sue disumane contraddizioni. Circondati e accerchiati, spinti con forza per cadere. Il carcere oggi è ancora troppo tenuto lontano, dimenticato, ripudiato dalla società civile. Ci sono le assurdità della burocrazia, le lentezze della giustizia, doppia pena e poi il sovraffollamento. È un dolore aggravato, un'ingiusta oppressione che consuma la carne e le ossa. Alcuni, troppi, non ce la fanno. Neanche quando un nostro fratello esce, lo consideriamo ancora un ex detenuto, chiudendogli così le porte del riscatto sociale e lavorativo. Ma più grave è la pratica della tortura, purtroppo ancora diffusa in varie parti della terra, in molteplici modi, come è stato per Gesù, anche lui percorso, umiliato dalla sua battaglia, torturato con la corona di spine, flagellato con crudeltà. Come sentiamo vera oggi, davanti a questa caduta, la parola di Gesù.
ero in carcere e siete venuti a trovarmi. In ogni carcere, accanto ad ogni torturato, c'è sempre Lui, il Cristo sofferente, carcerato e torturato. Anche se, provati duramente, è Lui il nostro aiuto, per non essere consegnati alla paura. Ci si rialza solo insieme, accompagnati da validi operatori, sostenuti dalla mano paterna dei volontari e sollevati dalla società civile, che fa sue le tante giustizie dentro le mura di un carcere. Atto di dolore, mio Dio, mi prendo di dolore, con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccato ho meritato il vero castigo, e molto più per questo tempo. Buono e degno di essere amato sopra ogni cosa, propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Signore Gesù, una commozione senza confini mi afferra nel vederti cadere a terra per me. Nessun merito, una moltitudine di peccati, incongruenze e debolezze. Quale amore di predilezione in risposta, fuori della società, uccisi dal giudizio. Tu ci hai per sempre benedetti, beati noi, se oggi siamo qui a terra con te, riscattati dalla condanna, concedici di non fuggire dalle nostre responsabilità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore cade e si rialza, e perché rialzandoci ci salva dalle nostre infermità. Impariamo anche noi a rialzarci in ogni disgraziata caduta, per essere testimoni credibili del nostro battesimo che abbiamo ricevuto, essere cristiani fino in fondo, anche quando bisogna rialzarsi, anche quanto costa rialzarsi. Ti chiediamo, o Signore Gesù, il tuo aiuto, chiediamo la tua intercessione, chiediamo la tua misericordia. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli.
se trattano così il legno verde, che cosa avverrà del legno secco? Come fiaccole accese si presentano le figure femminili lungo la via del dolore. Donne di fedeltà e di coraggio che non si lasciano intimorire dalle guardie né scandalizzare dalle piaghe del buon maestro. Sono pronte a incontrarlo e a consolarlo. Gesù è lì davanti a loro. C'è chi lo calpesta mentre si accascia a terra sfinito. Ma le donne sono lì, pronte a donargli quel palpito caldo che il cuore non può più prendere. Esse lo guardano prima da lontano, ma poi si fanno vicine, come fa ogni amico, ogni fratello o sorella, quando si accorge della difficoltà che vive la persona amata. Gesù è scosso dal loro pianto amaro, ma le esorta a non consumare il cuore nel vederlo martoriato, per essere donne non più piangenti, ma credenti. Chiede un dolore condiviso e non una commiserazione sterile e piagnucolosa. Non più lamenti, ma voglia di rinascere, di guardare avanti, di procedere con fede e speranza verso quell'aurora di luce che sorgerà ancora, più accecante, sul capo di quanti camminano rivolti a Dio. Ripetiamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che hai raccolto lo sguardo delle donne di Gerusalemme, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Tu, che hai asciugato le lacrime e consolato i cuori affranti, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Tu, che hai percorso con coraggio la via della croce, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre dei Buoni Padri, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Signore Gesù, ferma la mano di chi percuote le donne, solleva il loro cuore dall'abisso della disperazione, quando diventano preda di violenza, visita il loro pianto quando si trovano da sole, ed apri il nostro cuore alla condivisione di ogni dolore, in sincerità e fedeltà, oltre la natura, compassione, per renderci strumenti di vera liberazione. Amen. Santa Madre di voi fate che le chiavi del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione, Gesù cade per la terza volta sotto il pesante legno della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. San Paolo elenca le sue prove.
ma sa che prima di lui ci è passato Gesù, il quale sulla via del Golgota cadde una, due, tre volte, distrutto dalle tribolazioni, dalla persecuzione, dalla spada, oppresso dal legno della croce, stremato, sembra dire come noi, in tanti momenti bui, non ce la faccio più. È il grido dei perseguitati, dei morenti, dei malati terminali, degli oppressi, sotto il giogo. Ma in Gesù è anche visibile la sua forza. Se affligge, avrà anche pietà. Ci indica che c'è sempre nell'afflizione la sua consolazione, un oltre da intravedere nella speranza. Come la potatura sugli alberi che il Padre Celeste, con sapienza, fa proprio sui tralci che producono frutto. Mai per la stroccatura, ma sempre per la rifioritura. Come una madre quando giunge la sua ora, è afflitta, geme, soffre nel parto, ma sa che sono le doglie della vita nuova, della primavera in fiore, proprio per quella potatura. Preghiamo insieme dicendo: Signore, donaci forza e coraggio per denunciare. Signore, donaci forza e coraggio per denunciare. Di fronte allo sfruttamento e all'umiliazione vissuta da tanti giovani, Signore, donaci forza e coraggio per denunciare. Di fronte all'indifferenza e al silenzio di molti cristiani, Signore, donaci forza e coraggio per denunciare. Di fronte a leggi ingiuste e prive di umanità e solidarietà, Signore, donaci forza e coraggio per denunciare. Signore Gesù, solleva, ti preghiamo, dalla polvere il misero, rialza i poveri dalle immondizie, falli sedere con i capi del popolo ed assegna loro un seggio di gloria. Spezza l'arco dei forti e rivesti di vigore i deboli, poiché solo tu ci fai ricchi proprio con la tua povertà. E vogliamo ringraziare Gesù per così grande dono che lui ha fatto all'umanità. Come pecora muta davanti ai suoi tosatori e non apri bocca, come pecora condotta a macello, schiacciato dai nostri delitti e dalle nostre iniquità. Vogliamo chiedere perdono al Signore per tutte le volte che non abbiamo fatto la sua volontà, per tutte le volte che lo abbiamo tradito, lo abbiamo rinnegato, per tutte le volte, Signore, che non ci siamo fidati di te. Grazie, Signore, grazie per così grande dono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Santa Madre dei tuoi fate, delle grazie del Signore, siano impresse nel mio cuore. Decima stazione, Gesù è spogliato delle vesti.
ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I soldati poi, quando ebbero tutti una per ciascun soldato la tunica, ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo la sorte, vediamo a chi tocca. Così si compiva la scrittura: si sono spartiti tra loro i miei vestiti, e sulla mia tunica hanno tirato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Neanche un pezzetto di stoffa lasciarono che coprisse il corpo di Gesù. Lo denudarono. Non aveva mantello né tunica, non veste alcuna. Lo denudarono come atto di estrema umiliazione. Ciò che lo copriva era solo il sangue, che usciva a fiotti dalle sue vaste ferite. La tunica resta intatta, simbolo dell'unità della Chiesa, un'unità da ritrovare in un cammino paziente, in una pace artigianale, costruita ogni giorno in un tessuto ricomposto con i fili d'oro della fraternità, nella riconciliazione e nel perdono reciproco. In Gesù, innocente, denudato e torturato, riconosciamo la dignità violata di tutti gli innocenti, specialmente dei piccoli. Dio non ha impedito che il suo corpo spogliato fosse esposto sulla croce. Lo ha fatto per riscattare ogni abuso ingiustamente coperto e dimostrare che lui, Dio, è irrevocabilmente e senza mezzi termini dalla parte delle vittime. Signore Gesù, vogliamo tornare ad essere innocenti come bambini per poter entrare nel regno dei cieli, purificati dalle nostre sozzure e dai nostri idoli. Togli dal nostro petto il cuore di pietra delle divisioni che rendono poco credibile la tua Chiesa. Donaci un cuore nuovo ed uno spirito nuovo per vivere secondo i tuoi precetti ed osservare e mettere in pratica le tue leggi. Amen. Signore Gesù, vogliamo tornare ad essere innocenti come bambini per poter entrare nel regno dei cieli, purificati dalle nostre sozzurre, dai nostri idoli. Togli dal nostro petto il cuore di pietra delle divisioni che rendono poco credibile la tua Chiesa. Donaci un cuore nuovo, uno spirito nuovo, per vivere secondo i tuoi precetti ed osservare e mettere in pratica le tue leggi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte su di essi ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due banditi, uno a destra e uno a sinistra. E si compì la scrittura che dice: è stato messo tra i malfattori. E lo crocifissero. La pena degli infami, dei traditori, degli schiavi ribelli. Questa è la condanna riservata al nostro Signore Gesù. Ruvidi chiodi, dolore lancinante, lo strazio della madre, la vergogna di essere accomunato a due banditi, le vesti spartite, come bottino tra i soldati, le beffe crudeli dei passanti. Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Scenda dalla croce e crederemo in lui. E lo crocifissero. Gesù non scende, non abbandona la croce. Resta obbediente fino in fondo alla volontà del Padre. Ama e perdona. Anche oggi, come Gesù, molti nostri fratelli e sorelle sono inchiodati ad un letto di dolore, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle nostre famiglie. È il tempo della prova, in amari giorni di solitudine e anche di disperazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Signore Gesù, non stare lontano da me. Siediti sul mio letto di dolore e fammi compagnia. Non mi lasciare solo. Stendi la tua mano e sollevami. Io credo che tu sei l'amore. E credo che la tua volontà è l'espressione del tuo amore. Perciò mi affido alla tua volontà, perché mi affido al tuo amore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Lascia oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e diceva: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori appese alla croce lo insultava.
Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava. E anche tu hai timore di Dio, benché condannati alla stessa pena. Noi, giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni? Egli non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi! Eloi! Emas Batcane! Che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Signore, il dono della pace, perché il suo sacrificio non sia in vano. Stabat Mater dolorosa sotto la croce. Lo stare di Maria sulla croce ci dona quella forza interiore che ci permette di stabat, di stare senza lamentarci nel momento della tentazione. Chiediamo al Signore un cuore che sia identico al suo, che sia vivo in noi il sacrificio di Cristo. Impariamo ad essere suoi discepoli, impariamo ad essere testimoni della fede, impariamo a prendere sul serio Gesù in questi tristi tempi, dove ancora le guerre imperano nell'umanità. Non solo la guerra tra l'Ucraina e la Russia, ma tante altre guerre, più di 100, sparse sulla faccia della terra, di cui nessuno ne parla. Gesù è morto anche per quello. Pensiamo ai naufraghi di Cutro, che hanno perso la vita cercandone la speranza, il cuore delle loro madri, dei loro genitori, dei loro parenti, di molti che non hanno ancora avuto neppure sepoltura. E fino a Matteo, Signore Gesù, perché sappiamo che se noi ricorriamo a te non troveremo nessuna delusione. Sono solo un momento di silenzio, ognuno di noi prega il Signore Dio nostro per ciò che desidera, per ciò che ha nel suo cuore, per le speranze che noi attendiamo, non per i giovani, perché si innamorino sempre più del Signore, l'unica nostra speranza. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Prima di essere sepolto nella tomba, Gesù viene consegnato finalmente a sua madre. È l'icona di un cuore strappato che ci dice che la morte non impedisce l'ultimo bacio della madre al figlio suo. Prostrata sul corpo di Gesù, Maria si incatena in un abbraccio totale a lui. Questa icona è chiamata semplicemente pietà. È straziante, ma mostra che la morte non spezza l'amore, perché l'amore è più forte della morte. L'amore puro è quello duraturo. La sera è giunta, la battaglia è vinta, l'amore non è stato spezzato. Chi è pronto a sacrificare la sua vita per Cristo la ritroverà trasfigurata oltre la morte. Chiediamo il tuo aiuto e invochiamo la tua consolazione, perché afflitto per la morte dei propri cari, ti imploriamo di voler ascoltare le suppliche di tutti coloro che ti invocano. Amen. O Vergine addolorata, tu che nei nostri santuari ci mostri il tuo volto di luce, mentre con gli occhi al cielo e le mani aperte offri al Padre il segno di offerte sacerdotale, la vittima redentrice del tuo figlio Gesù, rivelaci la dolcezza dell'ultimo fedele abbraccio e donaci la tua materna consolazione, perché il dolore quotidiano mai interrompa la speranza della vita oltre la morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fedel, grondi sangue innocente sul Cristo che ti volle martirio crudel. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Tu nascesti tra braccia amorose di una vergine madre Gesù. Tu moristi tra braccia pietose di una croce che data ti fu. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in preghiamo insieme e diciamo: Signore, aiutaci a condividere il pianto. Signore, aiutaci a condividere il pianto. Di fronte alle sofferenze degli altri. Signore, aiutaci a condividere il pianto. Di fronte a tutte le bare senza nome. Signore, aiutaci a condividere il pianto. Di fronte al pianto di tante madri. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione quattordicesima. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino vi era un sepolcro. Thank you.
sorgente, perché si affigge quando tu sei geloso. Ferma, ferma. Quindicesima stazione. Gesù risorge dai morti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dell'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro, si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compiuto e compreso le scritture, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Thank you.
Gesù, che vuoi dire? Io ringrazio di vero cuore tutti i personaggi, tutti i ragazzi. Stiamo facendo le prove da un bel po' di settimane. Non è stato facile. Non è stato facile perché insegnare dall'inizio non è stato facile, non è stato possibile. E le cose belle sono quelle che poi diventano concrete, diventano possibili. Io ringrazio tutti quanti voi per il tempo che abbiamo dato tutti insieme a Gesù. Pensate che finivamo pure a mezzanotte e passa. Trovare per strada si è preso tanto freddo, anche la pioggia. Però le cose che sono fatte con il cuore, quelle riescono sempre. Loro mi dicevano qualche giorno fa, ma porta pioggia, ma state tranquilli che non c'era. E infatti il Signore ci ha graziati, perché lui stesso mi ha voluto questo momento, perché quando le cose sono fatte con il cuore, il Signore quelle poi le apprezza e le fa realizzare, diventano concrete, diventano realtà. Gesù, che dal cielo certamente ha benedetto ciascuno di noi. Gesù e Maria, che sono Salvatore e Lidia. No, Lidia. Non ha importanza, vero? Lidia ha apprezzato con gioia e con immenso amore. Eravamo in sacrestia, prima di carnevale, ho detto, pensato di fare un po' la passione vivente, tu faresti la Madonna? E lei ha detto subito, come posso rifiutare un compito del genere? E quando lei ha detto così, e io subito ho detto, qui il Signore vuole qualcosa, l'ho detto ai ragazzi, mi hanno detto subito di sì, allora lo facciamo. Quindi vi ringrazio di vero cuore. Il ringraziamento non è soltanto una facciata, ma il ringraziamento diventa vero e diventa concreto quando poi si è una famiglia. Ringrazio il comitato, sempre così presente, sempre così attento, sempre così precisi. Loro hanno detto, dopo Pasqua devi farci riposare, perché è possibile, perché abbiamo la festa di San Francesco. Il posto diceva, poi ci riposeremo in paradiso. Quindi io lo dico anche al comitato, poi ci riposeremo in paradiso. Ringrazio tutte le catechiste, sempre così presenti, sempre così attente, sempre così disponibili per tutto ciò che hanno preparato, per le famiglie che sono state visitate, con loro l'intera comunità parrocchiale, del come avete addobbato con sobrietà. Con sobrietà, così come è sobrio questo tempo liturgico, così come sono sobri questi giorni di passione che stiamo vivendo insieme con il Signore Gesù. Ringrazio il coro, quanto cammina. Stiamo facendo un bel cammino insieme. Io per questo vi ringrazio, perché allietate con la vostra voce tutte le liturgie che viviamo in questo sacro luogo. E attenti, quelli del coro non sono con la faccia a cima, non hanno che fare, quindi state ne cantano. No, sono dottori, sono professori, sono uomini di famiglia, c'è chi lavora fuori San Lorenzo, poi la sera rientra e poi no, si dà del tempo. Loro scherzano e mi dicono così, dove è Arianna, che forse nasconde, eccola qui, non ti faccio parlare, se no vai in crisi. Lei dice sempre così, visto che in canonica ci si può alzare, si possono alzare altri piani, ci possiamo fare qualche altro piano, così tu ci chiami, noi scendiamo, oh, eccoci, no, così siamo già qui in parrocchia. No, è vero, sono belle queste battute, perché ci rendono sempre più fratelli e sorelle. Ma un grazie particolare va ai due discepoli di Pilato.
al comitato. Vedete Sassà? Qual è? Silvia. Loro sono i presidenti del comitato. Lo sapevate? E tu sei contento di essere capo del comitato? Vieni qua, tira il microfono. Opla va! Sì. Ciao. San amore, sembra grosso qui, ma la mamma gli ha messo 10 ciupini. Appena l'ho visto stasera, mi sembra una lana. Italia, niente. Bravo. Sara, c'è Francesco, facciamo un applauso perché tra qualche giorno si sposa. Hanno già tutto il momento del matrimonio. E tutti quanti, non so se sto dimenticando qualcuno, tutta la sala. Ringrazio i vigili che sono stati così disponibili a dirigere anche il traffico e a darci sicurezza. Perché se certe cose si possono fare per strada è grazie alla disponibilità anche del comune e con il comune tutti i dipendenti comunali che sempre attenti, sempre non così disponibili. Do la parola un attimino soltanto a Gesù, vieni, della tua, quello che vuoi dire, quello che esce dal tuo cuore. Buonasera a tutti. Sono stato onorato della parte di Gesù. Quindi non trovo le parole, ringrazio. Bravo. Io ringrazio Don Vincenzo per avermi fatto una parte che mi ha veramente commosso, quella della Madonna, a cui sono molto devota. Poi volevo ringraziare Don Vincenzo soprattutto perché finalmente la nostra parrocchia è piena di giovani. Erano anni che non si vedevano giovani. Beh, vi faccio questa voce di tutto il gruppo e ringrazio di vero cuore Don Vincenzo che ci ha dato la possibilità, no? Stando sempre veramente come un padre, a volte anche un po' pesante, però ci ha dato la possibilità di vivere questo momento che l'abbiamo vissuto da parte nostra, possiamo assicurare che l'abbiamo vissuto nella preghiera, e con te abbiamo pregato e per te abbiamo pregato. Grazie ancora.